visto tanti miei connazionali a non farcela. Ho visto in memoria tante scene molto raccapriccianti, insomma, sono state immagini che rimangono fotografate nella tua mente. Siamo gocce di un passato. In Italia Clay Di Cadio è arrivato 18 anni fa. La prima volta che ha tentato di entrare nel nostro paese è stato nel 1991, su una nave partita da Durazzo stracolma di gente. A bordo c'erano migliaia di persone, tutti i suoi connazionali, che come lui sognavano un futuro migliore. Ogni volta che un amico o un'amica, anche un estraneo, ti fa una domanda su questo episodio, tu rivivi sempre come se fosse stato ieri, insomma, quell'episodio. E ti senti un po'... vieni percorso da brividi. Io ce la farò. La clandestinità, il rimpatrio, il lavoro come lavapiatti in una pizzeria, ma anche i primi passi di danza e la missione all'Accademia di Tirana. Frammenti di vita che hanno segnato il percorso di Clay e che il 34enne ballerino albanese ha voluto raccontare in un libro, meglio di una favola. Penso che ogni libro ha un messaggio da dare, da proporre. E il mio è quello di non rinunciare mai, insomma, ai propri sogni, al proprio obiettivo che si pone nella vita, ai sogni. La vita non gli ha fatto sconti e ciò che ha se lo è sudato. Oggi Clay è un professionista instancabile che si divide tra studi televisivi, teatri e la scuola di danza che ha aperto a Roma. Penso che il mio successo è legato anche al fatto del mio vissuto, della mia storia. Magari è stato utilizzato e sono orgoglioso e anche soddisfatto di essere utilizzato come un esempio positivo. E una delle soddisfazioni più grandi è di aver cambiato nel piccolo un po' l'immagine dei stranieri in Italia. Papà Fisnik, professore universitario, mamma Lindita, farmacista, e sua sorella Ada lo hanno sempre sostenuto, ma la sua fan numero uno era Chimete, sua adorata nonna scomparsa 5 mesi fa, alla quale ha dedicato il libro. È sempre stato il mio braccio destro nelle scelte, nei consigli, e sicuramente penso che veglia su di me tuttora. Grazie perché... Ma un grazie Clay vuole dirlo anche alla donna che per prima qui in Italia ha creduto in lui. Maria, insomma, è stata lei la persona che ha avuto il fiuto e anche la fiducia verso di me, e penso di ringraziarlo a vita, insomma. Penso che ogni personaggio pubblico ha dietro di sé un'ombra che gli sta dietro, e io sono contento di avere lei. Grazie.